video. Sono a bordo della mia Alfa 75, sono un noto alfista della zona della provincia di Bologna, molti mi conoscono, un appassionato di macchine, in particolar modo di macchine storiche, vecchie, che riflettano quello che erano le vetture di quando io ho preso la patente, quando avevo 18 anni, esattamente 30 anni fa. E chiaramente dovessi comprare una macchina moderna, comprerei un Alfa Romeo, anche se non è più in produzione questa 75 o l'Alfetta che posseggo, una in versione GTV, o la Spider Duetto derivata dalla Giulia. Comunque credo che le nuove Alfa, in particolar modo la Giulia, reincarnino quello che è lo spirito alfista, contrariamente a quanto affermano molti alfisti che ritengono che la nuova Giulia sia una porcheria, che non sia in linea con i dettami della passione alfista, eccetera. Quelli sono dei personaggi ancorati ancora dei cliché che probabilmente non ci appartengono più. Sono ancora ancorati anche a una voglia di protagonismo che la stessa nuova Giulia gli va a levare, perché finché questi erano presidenti sedicenti di club che facevano raduni col pretesto di vendere libri e monografie noiosissime o modellini presi dall'edicola e magari contornati di un diorama a prezzi da ladri, allora a questo punto, quando dal momento in cui la passione è diventata ad appannaggio e dominio di tutti, le cose sono molto cambiate. Detto questo, che dire, questo signore è uno che sfida ad essere manca, quello di cui sto parlando adesso, gli alfisti ad andare da lui a discutere in sale d'alberghi, eccetera. Io sfido lui a venire qui a un raduno con me, con altri, a farci vedere le sue belle macchine, ma anche a farci un giro, a parlare, a dimostrare che tutto quello che dice è assolutamente un retaggio del passato, qualcosa che non è assolutamente vero. Per essere alfisti bisogna possedere la passione, non un Alfa Romeo del passato, né una moderna, ma la passione. Poi uno può avere una 147, una 156, una Mito, una 75 come questa, qualsiasi tipo di macchina che già si può dire un appassionato. Ma tutte quelle fregnacce che dice lui, peraltro non motivate, non scende mai nei dettagli tecnici quando parla di motore bialbero, non spiega era il bialbero allora, che non è vero che lo faceva solo l'Alfa Romeo, lo facevano anche altri, gli inglesi, la Jaguar aveva un 6 cilindri in linea bialbero, successivamente la Fiat arrivò con la 125 berlina con un bialbero, diciamo che il bialbero Alfa Romeo era più sportivo, più caratteristico, perché oltre alla soluzione dei doppi alberi a cammin in testa con la distribuzione diretta senza ausilio di bilancieri e altri dispositivi tra valvola e camma, aveva le valvole raffreddate al sodio, delle valvole di grandi dimensioni, l'angolo particolare delle valvole, dei condotti enormi. Erano motori fatti e concepiti per correre. Ma non è perché erano bialbero, cioè esistevano le Renault Gordini con degli astri bilancieri che andavano altrettanto, no? Quindi molte volte questi alfisti del passato tirano fuori degli argomenti che fanno sorridere. Quindi avanti, la passione è passione, basta avere una Mito per essere appassionati, oppure una 75 come questa. Buona domenica.